Ciao, buonasera. Ciao a tutti, come state? Allora, oggi parliamo un po' con il nostro Enzo. Parliamo di dialetti, i dialetti in Italia. Ovviamente un tema importantissimo per il nostro paese. E allora do il benvenuto a Enzo Boddi. Ciao Enzo! Buon pomeriggio a tutti, grazie Elisabetta per l'invito. Come stai Enzo? Bene, abbastanza bene, sono a casa, fra una lezione e un'altra, online. Bene, ma io ho voluto fare questa lezione, questo live sui dialetti, ma tu perché mi hai assecondato e mi hai detto ma sì, dai, partecipo a questo live? Allora, c'è un motivo molto semplice, a parte i miei studi, ma questioni familiari, perché io sono fiorentino e credo che si senta, soprattutto Sì. quando mi arrabbio a scuola, e no, scherzo, quando mi arrabbio nella vita. Però la mia mamma era emiliana e in particolare veniva dalla provincia di Piacenza, che è quella provincia dell'Emilia più a ovest, dopo Parma, verso la Lombardia. E quindi lì si parlava e si parla ancora oggi, meno che in passato, un dialetto sì emiliano, ma con delle influenze lombarde, con degli strani fenomeni, scherzo, fonetici. E quindi delle vocali particolari come sembra quasi tedesco, no? No, ma insomma sono vocali che ci sono in tutto il nord-ovest dell'Italia. Quel dialetto io l'ho imparato perché da bambino mi portavano regolarmente lì tutte le estati in vacanza. I parenti erano i nonni, zii, erano agricoltori. Usavano il dialetto nella lingua di tutti i giorni, parlavano italiano ovviamente, ma solo con me o con qualcun altro, con gli estranei, con quelli al di fuori della loro piccola comunità. Ecco Il spiegato. piccolo Enzo che impara il dialetto. Mamma mia. Ciao Anina, buon pomeriggio a te, ciao bella. Allora, Enzo, iniziamo con domanda di rito. Qual è la differenza tra dialetto e lingua ufficiale? La differenza sta nel fatto che il dialetto rispetto alla lingua ufficiale non possiede una sintassi, un sistema anche di lessicale, di lessico, di vocaboli autonomo. E quindi c'è la stessa base che poi si ritrova nella lingua, ma non ci sono differenze nelle costruzioni, in parole molto povere, ma Ok, questa è la differenza. e che direi no, non possiamo neanche, a volte penso anche io, no? Nel mio dialetto, a volte il mio ragazzo che è senese, è di Siena, mi chiede, fammi imparare alcune cose così posso capire quando vengo a casa tua, i tuoi che parlano solo in dialetto. E a volte pensavo a delle regole. A volte c'è però la grammatica e non c'è, giusto? Cioè Sì e possiamo no. capire delle regole, boh! Sì, in realtà ci sono delle regole, ma si possono confrontare con quelle della lingua. Perciò anche
nel dialetto dei miei parenti materni c'è il congiuntivo e non ci sono costruzioni, in realtà non ci sono costruzioni differenti. Il vocabolario è interessante perché ci sono delle influenze antiche, delle influenze esterne e quindi molto probabilmente anche nel tuo. Sicuramente. Ciao Raimundo, ciao Bella dal Portogallo, come stai? Ciao Ruta, ciao ragazzi. Ok, allora passiamo alla prossima domanda. Enzo, quando sono nati i dialetti e perché si chiamano così? Questa cara mia, è la classica domanda da un milione di euro. Però nel caso dell'Italia, che ha un sistema dialettale piuttosto complesso, diviso in aree geografiche e naturalmente anche la divisione dipende anche da motivi storici, si tratta della conseguenza, del risultato di antiche lingue italiche, cioè parallele al latino. Il latino poi diventò la lingua principale, ma quelle lingue hanno poi influenzato lo sviluppo dei dialetti attuali. Bene. Bene, vediamo anche ciao Jaid, ciao Silke, ciao Meral, ciao Iota! Era tanto che non ti vedevo, ciao! Bene, e allora proseguo con un'altra domanda. Allora, prima di tutto, in Italia le persone usano il dialetto? Sì? No? Qualche volta? Rispondo? Prego! Allora, i dialetti, contrariamente a quello che si pensa, i dialetti, soprattutto in alcune regioni, penso al Veneto, penso a molte regioni del sud, ma anche alla stessa Emilia-Romagna, che poi in realtà sono due cose molto differenti, i dialetti esistono ancora, si parlano ancora in misura differente, in misura minore, in confronto al passato. Io guardo la storia della mia famiglia materna, i nonni, gli zii materni usavano il dialetto tutti i giorni nella loro piccola comunità e l'italiano solo con gli estranei, con quelli che venivano da fuori, come potevo essere io, come poteva essere mio padre, noi fiorentini. I miei cugini, che hanno più o meno la mia età, lo usano ancora in certe situazioni, però usano molto anche l'italiano. I loro figli capiscono il dialetto, ma non lo usano. Speriamo che i dialetti però non spariscano, non muoiano, perché sarebbe un grande peccato, sarebbe una grande perdita, perché è una questione di cultura, una questione di identità. Per fortuna ci sono anche esempi di letteratura in dialetto. Io all'università avevo fatto un esame, tanti anni fa, avevo fatto un esame appunto dialettologia, avevo trovato poesie dialettali nel dialetto piacentino della mia mamma e mi ero anche molto divertito a studiarle. No, vero? Era un cattivo studente comunque. Ma non ti credo, guarda Enzo, neanche se me lo dici, se me lo dicono, se lo leggo. Te l'assicuro. Però lì mi ero divertito, perché era una cosa viva. Vediamo, Raimondo scrive, piemontesi, i nonno paternos, calabresi, i nonno materno, misto dialettale della terra. Allora, per quanto riguarda ad esempio la mia esperienza, che sono bergamasca, perciò di Bergamo, che
In generale, diciamo, sta vicino a Milano, per chi non lo sapesse. Io vengo da un piccolo paese, ovviamente tutte le persone anziane parlano praticamente solo ed esclusivamente bergamasco in paese, e con le persone, come dicevi tu, esterne parlano o provano a parlare italiano. Nella mia famiglia si usa quotidianamente il bergamasco, perciò il nostro dialetto, e sempre cito il mio ragazzo, non fiorentino, scusate, senese di Siena, e scusate, e la prima volta che lui è venuto a conoscere i miei genitori e la mia famiglia, ho dovuto pregare la mia famiglia di ricordarsi di parlare italiano. Magari iniziavano a parlare italiano, poi erano a proprio agio, atmosfera rilassata, e finivano a parlare in bergamasco, e vedevo il mio ragazzo rimpallato tra un discorso e l'altro senza capire assolutamente neanche il contesto. Ma anche io uso il bergamasco, e prima di iniziare io e Enzo parlavamo di questo, e è adorabile, è stupendo, è una ricchezza assoluta e immensa della lingua parlare bergamasco. E se un bergamasco, il proprio dialetto, e se un giorno avrò dei figli, Enzo, gli farò imparare anche le parole in bergamasco. E Enzo, e oggi però che comunque tutti parliamo in italiano standard, perché le persone continuano a usare il dialetto oggi nel 2022? Appunto, considerando poi che l'italiano è diventato lingua nazionale praticamente, non ufficialmente, ma praticamente alla metà degli anni 50, quindi poco più di 60 anni fa, 65 anni fa più o meno, parlare il dialetto ancora oggi in certe regioni, ma anche in certe città. Andate a Napoli, andate a Palermo e sentirete la gente, anche gente più giovane che parla il rispettivo dialetto. Significa comunicare un'identità, significa fare parte, ma io direi soprattutto sentirsi parte di una comunità, anche se non la comunità del paesino dove vivevano i miei parenti materni, ma anche una città più grande. E se andate in Veneto, a Venezia, Padova, Verona o Vicenza, sentirete anche lì parlare il dialetto perché fa parte proprio della cultura di queste importanti città che hanno una lunga storia, una grande cultura. Assolutamente. Ragazzi, siamo curiosi, nei vostri paesi esistono dialetti? Li utilizzate? Fateci sapere che siamo curiosi. Io lo chiedo sempre agli studenti. Sono davvero sempre curiosa del funzionamento dei dialetti nei vostri paesi. E allora, detto ciò, Enzo, ma in Italia quanti dialetti esistono? Difficile calcolare un numero preciso, bisogna considerare che su 20-21 regioni, se consideriamo l'Alto Adige, che è un'area di lingua tedesca, e a proposito ci sono anche altre lingue in Italia, non c'è solo il tedesco in Alto Adige, ma una dozzina di lingue si parlano. Però consideriamo circa 120 province in tutta l'Italia, sicuramente ci sono altrettanti dialetti, a volte anche all'interno di una stessa provincia, spostandosi di 15-20 km, si trovano delle differenze. E in questo senso credo proprio che la situazione italiana dei dialetti sia unica in
in Europa. Davvero. Allora, qui vediamo, Ani dice, sì, in Albania ci sono due dialetti principali, quello, mi scusi in anticipo per la pronuncia, che non so, quello Jeg leggo all'italiana e quello Tosche. Ah, due, solo due. Liz, potete parlare un po' nei vostri dialetti, vorrei sentirvi. Ma certo, Liz, lasciavamo questo come pezzo finale. Gulai, sì, ci sono, ma non così, tutti gli altri capiscono. Noi possiamo dire che ci capiamo tra diversi dialetti, Enzo? È difficile, vi posso raccontare anche questo. Mio padre era stato costretto a partire per la guerra e per fortuna sua, anche mia in realtà, perché sono qui, era stato fatto prigioniero dagli inglesi in Tunisia e portato in un campo per prigionieri in Inghilterra. E lì tanti soldati italiani, analfabeti, questo è importante, analfabeti o semi-analfabeti, parlavano solo i loro dialetti e a volte non si capivano tra loro. Questo è ridicolo da una parte, o forse anche comico, e dall'altra anche un po' triste. E quindi allora per comunicare fra italiani di differenti regioni era veramente un problema non facile da risolvere. Davvero. Allora, Gulai dice, sì, ci sono, ma non così tutti gli altri si capiscono, no, l'ho letto. Ruta, in Lituania esistono gli accenti. Anna, in Polonia i dialetti non sono tanti, massimo 4 su tutto il territorio, ma davvero noi siamo esagerati, eh? Come ho detto, una situazione unica in Europa, penso. Davvero, allora... Allora arriviamo al pezzo forte che qui Enzo Liz ce lo richiede. Allora, adesso vi facciamo gli esempi tra il mio dialetto di Bergamo, bergamasco, regione Lombardia, e il dialetto della mamma di Enzo. Piacentino, Piacenza, Emilia. Perfetto! Allora... Parole, spariamo un po' di parole, Enzo. Ad esempio, come si dice nel dialetto piacentino mela? Pundatera. Puoi ripetere? Scusa, ho detto una stupidaggine. Pundarama. Pundarama? Il pomo, come francese, pom, il pomo dal ramo. Vedi? Io prima ho detto pundatera così, senza riflettere, perché quello è la patata, pomme de terre. Certo. Quindi due pomi. Bergamasco, mela, può essere più o meno simile semplicemente al pom. Pom. Ho messo anche l'articolo, al pom. Dopo lo metto anch'io, eh. Bene, Iota, ci sono tanti dialetti in Grecia, innumerabili. Spesso gli abitanti del nord non capiscono gli abitanti del sud. Bene, situazione simile. Ok, allora facciamo sempre per rimanere in ambito culinario, un po' della cucina e anche una parola che per gli studenti principianti è sempre difficile da ricordare. Come si dice cucchiaio? Ora lo dico con l'articolo, al cucer. Ah, vedi, l'articolo però è uguale, prova a ripetere. Al cucer. In bergamasco, al cugià, al cugià. Articolo uguale, ma parola diversa. Ciao Lina, Enzo ti saluta Lina.
Bene, Alejandro da Buenos Aires, in altri tempi si parlava spesso il lunfardo, che ha molte parole derivate dalla lingua italiana. Vero. Bene, un'altra. Andiamo sugli animali. Andiamo maiale. Piacentino? Piacentino. Allora, il maiale piacentino si chiama algrei. Ripeti? Algrei. Solo l'articolo ancora in comune con il bergamasco. In bergamasco si dice al roi. Senza articolo roi. Ciao Gabri! Enzo ti saluta, Gabriela. Era il mondo, dice, simile al piemontese. Bene, andiamo su un oggetto, chiave. Come si dice chiave nel tuo dialetto? La cer. Ancora? La cer. Ok, che sembra un mix tra inglese. Troppa fantasia. In bergamasco, cosa abbiamo detto? La chiave si dice la chaff. Andiamo allora su un aggettivo così. Stupido. Luke. Look. Io in bergamasco stupido dico o stupet. Stupet, oppure anche look, però il tuo si pronuncia, Enzo, ripeti? Luke. Look e il mio look. Esagerato. E allora mettiamo in una parola, Enzo. Diciamo ad esempio, tipica situazione che può succedere, siamo in macchina, siamo in paese, guidiamo e quello davanti a noi fa una stupidata, una cavolata, fa qualcosa che non va bene e diciamo, ma quello lì è uno stupido, quello lì è uno stupido, cosa dici Enzo? Ma culle ha proprio un look. Scusate, mi scappa da ridere. Culle ha proprio un look. Quello lì è proprio uno scemo, uno stupido. Ok, e invece in bergamasco io direi kelle le proprio in look o kelle le proprio in look o kelle le proprio stupid. Per cui più o meno da. Ma se mi dicevi questa frase senza il contesto e io non sapevo cosa stavi dicendo, Enzo, cioè non ti seguivo, non capivo. E ora ti dico una frase così all'improvviso. Oddio, devo tradurre. Sta tranquilla, capirai. Betta, a te propri una bella fiola. Sei proprio una bella ragazza. In bergamasco sarebbe t'asse proprio una bella fiela. Per Più o cui era meno. simile. I nostri dialetti sono vicini, per cui qualcosa. Un centinaio di chilometri, Davvero. Bene, allora, Santiago, ciao dal Messico. Lina ride e dice: Enzo, non capisco niente. E neanche io, Lina. E ciao, Ceci, ciao, bella. Bene, Enzo, ma grazie. di niente. Un piacere. Bene, allora ragazzi, un bacione, ci vediamo ad aprile, inizio aprile, con sempre facciamo due live, una di grammatica e uno invito uno dei miei colleghi, Enzo, parliamo, poi ci organizziamo per il prossimo live, la prossima diretta insieme. Volentieri.
Grazie, so che hai lezione alle 5 con il tuo gruppo C2, buona lezione. Un bacio Enzo, un bacio a tutti, ciao ragazzi.